Stando alla tradizione, fin dal VII secolo, in questo luogo vi era un lago di piccole dimensioni chiamato Lacus Maria, rimasto nella memoria toponomastica di via Gus Maria. Al centro di questo piccolo specchio d'acqua, molto vicino al fiume Po, vi era un'isoletta sulla quale sorgeva un capitello denominato Santa Maria dei Pescatori. I marmi, che possiamo osservare all'interno della cripta degli Aldighieri, sono i resti di quella vetusta struttura. Fu riedificata in chiesa per la prima volta nel 911 con dimensioni molto più grandi e ribattezzata in Santa Maria del Lago, talmente bella e nobile che molte delle famiglie più in vista del tempo a Ferrara vollero lì la loro sepoltura. Fu denominata per la prima volta Santa Maria Nuova a partire dal 1138. Nel 1278 la troviamo citata come parrocchia e, tra il XIV e il XV secolo, fu arricchita con l'aggiunta di due cappelle, quella dei Contrari e dei Bonlei, quest'ultima poi demolita. Dopo la demolizione della chiesa di San Biagio nel 1708, il culto del santo fu trasportato dentro a Santa Maria Nuova, con cappella dedicata. Notevole all'interno la cripta della famiglia Aldighieri, ritrovata durante alcuni lavori alla fine del XIX secolo, conservante alcuni tratti di muri della primitiva chiesa medievale.